sono davanti all'ingresso del Circolo di Cultura in compagnia della professoressa Lucia Todoro, del professore Aldo Libertino, dei Taverno Umberto I e di Roberto Mirabella. Tra qualche minuto inizierà uno spettacolo interessante dal titolo Eroi tra noi. Si parlerà di Angelo Lacara, un eroe, un garibaldino di Piazza Armerina che in qualche maniera ha contribuito all'unità d'Italia. Lucia, tu sei sempre attiva e operosa per offrire ai piazzesi sempre delle novità. Ci vuoi parlare di questo nuovo lavoro? Quando avevamo fatto l'intervista relativa al calendario avevamo parlato di Angelo Lacara. Questo personaggio mi aveva affascinato già dall'anno scorso, quando avevo potuto apprezzare la sua dedizione alla causa dell'Unità d'Italia. E ho pensato di elaborare, drammatizzare i momenti della sua vita, sia per ricordare questa data particolare, perché noi c'eravamo, e sia perché si presta la sua vita, i suoi momenti, si presta ad una elaborazione anche diciamo spettacolare. Per cui mi sono rivolta agli amici, i quali mi hanno dato una mano. Io ho scritto il canovaccio, la base del racconto, il professore Libertino e Roberto Mirabella hanno fatto i disegni alla maniera del cantastorie, i Taverna Umberto I hanno musicato le parti cantate e poi tutta l'impaginazione multimediale è stata curata, come al solito, dal nostro insostituibile Roberto. Sì, per infatti Lucia, devo dire che è molto attiva. Lucia, tu fai tante cose, però ultimamente stai coinvolgendo sempre più persone di Piazza Armerina, giovani e non solo. In questo spettacolo il professore Aldo Libertino sarà la voce che narrerà le vicende, la vita di questo nostro eroe. Ogni tanto Piazza produce dei personaggi positivi. Lacara infatti è sconosciuto ai più, però grazie agli studi, alle ricerche di Lucia è venuto alla luce questo grande personaggio, perché no? È stato lui che ha fatto conoscere Garibaldi ai piazzesi, il quale ha parlato da uno dei balconi del Palazzo Capodarso e ha chiamato a raccolta i picciotti piazzesi per completare l'avventura, diciamo, la spedizione dei Mille. Questa storia viene raccontata sia in italiano che in gallo-italico, che è la tua specialità, cioè tu sei proprio la tua passione. E i Taverna Umberto I canteranno anche in gallo-italico. Beh, stasera canteremo anche noi in gallo-italico. Ci troviamo qua grazie alla professoressa Todoro che ogni tanto ci pizzica e ci invoglia a queste bellissime manifestazioni. Noi siamo felici stasera di essere qua e di poterci esibire e raccontare questo personaggio in un certo senso con grande voglia, sì, perché veramente a noi ha suscitato una forte emozione. Ripeto, non conoscevamo noi questo personaggio e grazie alla professoressa Todaro abbiamo conosciuto questo garibaldino. E grazie a voi lo conosceremo un po' meglio tutti quanti. Canterete in gallo italico? Quanto è difficile cantare in gallo italico? Beh, devo dire che difficilotto, bisogna un po' metterci un po' la testa, un po' di studiare, ma abbiamo avuto dei buoni professori. Tu con il computer ormai, tu sei lo specialista del computer, l'esperto, e ti occuperai della proiezione dei disegni che illustrano. Ecco, i disegni sono stati prodotti da te? E dal professore Libertino, li abbiamo disegnati a mano e poi io li ho colorati al computer. Andiamo a vedere un po' quello che avviene. Andiamo a incominciare. Viva l'Italia! Così da un giorno, luci gialle apri l'antina, è tutta mia, Piazza Armerina. Luci gialle apri l'antina, è tutta mia, Piazza Armerina. Illuminata, sento scrusci i canali, vedo strada,
fascino, mi pari tutta la magia, Piazza Armerina è tutta mia. Paesi.